Bentornati amici di Obiettivo News con una nuova puntata di 2-4 ruote e passione motori. Un'altra puntata, passiamo dalle due ruote, torniamo sulle quattro, torniamo a parlare di rally, lo facciamo insieme a due esponenti del mondo rallistico canavesano, Francesco Diaco, piacere, Ciao. benvenuto, e Simone Sparvieri. Ciao. Voi correte insieme da tanto tempo? Ma sono 3 anni che mi affianca Simone. Tu una trentina di partenza, ormai dal 2005 che corri. Come mai ti sei avvicinato a questo sport? Ma io l'ho sempre avuto nel sangue questo sport, già da quando ero bambino. L'unica cosa che, come tutti ben sanno, quando ero ragazzino non c'erano le capacità economiche. Oggi, ringraziando il cielo e un po' di fortuna con l'attività che abbiamo, riusciamo a goderci qualche rally e qualche piazzalata, come la chiamo io. Hai partecipato a due rally quest'anno, il Ronde e la Rally 971. Prossime partecipazioni, hai già in mente qualcosa? Ma stiamo pensando al Grappolo, stiamo pensando a Castiglione, del nostro buon Mario Trolese, siamo amici. Poi, vabbè, Rally Legend, quello ce l'abbiamo nel calendario già da sempre, ormai siamo cinque Veterani. edizioni e questa è la quinta edizione che facciamo da Rally Legend. Voi, quindi mi vedete, un paio d'anni, anche tu hai d'anni che correte insieme, prima correvi con tua figlia. Prima correvo con Noemi, poi mi ha affiancato Simone. Non per niente per Simone, per Noemi, levare niente a Noemi, solo che da buon papà mi metteva ansia E beh. e automaticamente non riuscivo a fare quello che volevo fare. Invece con Simone mi trovo veramente bene, poi Simone è veramente un professionista. Un ruolo appunto quello del navigatore che spesso e volentieri viene lasciato come fosse un ruolo a parte, in realtà è fondamentale in un equipaggio. Sì, in realtà è molto importante, è importante quanto il pilota, perché comunque a meno che uno non faccia magari una gara, diciamo, di casa che conosce già il percorso, se uno va a fare un rally fuori, il navigatore comunque è importante perché gli dice le curve, tutto quello che gli succede dopo e quindi è importante quanto il pilota. Che tipo di pilota è, Franco? Ah, lui è un bravo pilota, mi ascolta, è Da quello fermare un po' ogni che. tanto, infatti lo fa ogni tanto, mi sgrida. E no, mi trovo bene, abbiamo iniziato a correre un po' per gioco, così insieme. È capitato di fare Rally Legend, ho detto sì, andiamo, corriamo, e poi diciamo da cosa nasce cosa, abbiamo iniziato a fare un po' di gare assieme, adesso siamo, diciamo, un equipaggio fisso e no, è un bravo pilota, è un bravo pilota. E tu che navigatore sei? Ma io ho iniziato nel 2011, la mia prima gara, anche lì io sempre appassionato di rally, mio zio mi portava a vedere i rally quando ero piccolino e appena ho potuto, che ho preso la patente, ho iniziato a correre e io diciamo che non mi reputo un professionista, non lo sono, però a me piace, mi diverte e non ho tantissime gare all'attivo, però diciamo che cerco sempre di gara per gara di imparare qualcosa e di migliorarmi. Spero, penso di far bene, però c'è sempre un gradino da migliorare, sicuramente. Certo, tra le vetture che hai guidato, vabbè, il Clio penso sia, rimanga il tuo primo amore. Vabbè, io ho cominciato con la Clio quando avevo 17 anni, l'ho disfatta la prima Clio, l'ho disfatta a 17 anni e poi siamo andati avanti sempre con le Clio. Ho provato a usare delle macchine che molto più performanti, ho usato la Skoda Fabia che è veramente una bella macchina, però io devo avere il rumore della macchina, nella testa devo avere il rumore sempre della macchina. La Skoda Fabia va veramente forte e perché non sento rumore mi mette ansia. Allora con questa Super 1600 mi diverto da matti. Certo, tu sei anche l'organizzatore del Busano Motor Show. Quest'anno, questa è l'edizione 2023, possiamo già dire quando si terrà, dove si terrà? Allora, edizione 2023, sempre lì a Busano, nuovo percorso.
Stanno facendo delle opere nel circuito, proprio dove c'è il polo industriale, stanno facendo delle opere di costruzione di nuovi capannoni, oltretutto il nostro amico Christian, Milano, e sta facendo queste opere, allora abbiamo dovuto modificare il percorso. Però non ci siamo abbattuti, sia noi che il sindaco, che delle persone della Regione Piemonte, dei consiglieri della Regione Piemonte. Abbiamo detto facciamolo anche quest'anno, lo facciamo un po' stile Ken Block. Quindi un po' diverso, insomma. Sì, molto diverso, così la gente ha Sì. la news piacerà La sicuramente. novità quindi può cambiare anche un po' rispetto a quello che è stato negli anni passati. Sì, molto, molto, molto bello, vedrete che è veramente molto bello. Si terrà a settembre sempre? La data dovrebbe essere 23, 24, no, 22, 23, 24 settembre. Sono venerdì, sabato e domenica. Quindi 3 giorni all'insegna dei motori. A bruciare le Certo. E rispetto al mondo dei rally, spesso si parla anche dell'ambiente che sta dietro. Che tipo di rapporto si crea tra di voi? Vabbè, piloti canavesani ce ne sono parecchi, ma anche tra i vari, magari, piloti più forti, più importanti. Guarda, io sono una persona che cerco di adattarmi a tutti e molta gente si adatta a me. Poi io ho sempre la griglia accesa e a fare costine e si avvicinano molti. Allora penso di essere una persona e penso che abbiamo un bel team, siamo un bel team di persone che ci vogliamo bene. Certo, e quindi il prossimo step abbiamo detto che saranno delle altre competizioni, tra qualche mese, giusto? Sì, diciamo che il grappolo dovrebbe essere A maggio. maggio. Il grappolo dovrebbe essere maggio. Non so se lo farò con Simone, perché Simone questa volta ha Ma non deciso ci di andarsi a sono. fare Eh un viaggio. beh, ci sta, dai. E ci sarà la novità anche del navigatore, che comunque fa anche parte del gioco perché ti confronti con delle persone nuove e capisci delle novità. Una persona che ti affianca diversa, capisci alla fine veramente bene che rapporto hai con il tuo naviga. Io con lui ho veramente una simbiosi pazzesca, perché lui comunque mi anticipa tanto nelle curve, mi ripete, capisce dove io non ho capito, ma lo capisce ancora prima che succede. Lui capisce già che io sto facendo una manovra azzardata, e allora lui mi frena molto. Automaticamente, quando tu vai a cercare un navigatore nuovo che te lo affitti a fianco a una persona nuova, capisci veramente il valore della persona che hai sempre a fianco, e questo dimostra che comunque il navigatore ha la sua vera importanza. Infatti, io sottolineo sempre che il navigatore è fondamentale, specialmente quando anche i piloti sono Da un po' da fregare, tenere a freno. specialmente a me, che io mi emoziono moltissimo e quando mi trovo alla guida mi emoziono molto, e certe volte qualche cappella la faccio anch'io, sono sincero, e lui mi dice, oltre che noi abbiamo una vita anche familiare, perché è sempre il mio genero, però si dice, mi frena molto e io, tra virgolette, lo temo molto quando ce l'ho a fianco. Temi molto il suo giudizio, poi comunque la tua famiglia è tutta una famiglia, hai tutta la tua famiglia che ti sostiene. Sì, meno male che sono l'unico che comunque guido e abbiamo le spese che abbiamo a fare Sì, una se no sarebbero un po' tante. A proposito, che consiglio ti senti di dare ai giovani? Magari sono parecchi adesso i giovani che si stanno avvicinando anche a questo mondo, che si apprestano alle prime competizioni. Guarda, io l'unica cosa che posso dire, essendo un piccolo organizzatore, e poi un pilota, io spero che veramente sto sport vada avanti ancora, perché comunque con le difficoltà che stanno mettendo, con le regole su regole e i costi che si stanno portando su alle stelle, sono veramente dispiaciuto, essendo che sono sempre stato a fianco ai motori, li seguivo i rally, vedevi, oggi ti inventano ogni anno, inventano una regola nuova per fare sempre diventare più difficile sto sport. Io mi auguro che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e dica viva il rally anche, non solo viva il calcio. Purtroppo in Italia sappiamo tutti com'è che gli sport, che esiste il calcio, poi esistono tutti gli altri sport, quindi bisognerebbe cercare proprio che potesse essere anche aiutato anche a livello economico, ma
Sì, basterebbe non inventare tante leggi nuove che prendono, dicono, esempio adesso la regola del Vittorio. serbatoio, dico, ma ha allontanato veramente tante macchine, IN2, IN3, IN1, IA5, dico, ma porca miseria, ma non ci rendiamo conto che comunque se mancano quelle, automaticamente devono lievitare i costi delle altre. Certo. E automaticamente cosa succede? Gli iscritti saranno sempre meno. E siccome questo qua una volta prendevi in un garage qualsiasi, io il primo, nel mio garage, io ho qualche macchina da rally, ce l'ho ancora, chi mi conosce lo sa, di mia proprietà, e nel mio garage prendevi, ti venivi lì, smontavi, montavi. Invece oggi come oggi tutto questo non è più quasi possibile ed è fa parte del gioco che comunque si sta andando ad allontanare. Sì, porta ad allontanare anche i piccoli piloti che prima riuscivano a partecipare anche magari a un rally all'anno per passione, appunto. Passione, sì. Noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti, vi facciamo in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, poi ci rivediamo prossimamente quando avrai notizie maggiori per il Busano Motor Show. Noi amici di Obiettivo News e appassionati di motori, vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata e mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social e ovviamente su Obiettivo News. A presto!